Ciao bimbi, come state? Noi stiamo bene, ci mancate davvero tanto e abbiamo pensato di starvi vicino attraverso la lettura di una storia. Oggi comincio io con questa che si intitola Cocco e Lina. Nella cella più buia e tetra di Catacombe c'erano una volta due ladri, Cocco e Lina. Avevano rubato l'uno il cuore dell'altra e un paio di calze nel negozio all'angolo. Ecco perché erano finiti in prigione. Per fortuna siamo ancora insieme, disse Cocco. Sì, disse Lina, ma il paesaggio non è un granché. Ci penso io, esclamò Cocco. Esaminata la grata della finestra, Cocco si infilò tra le sbarre. E andò in cerca del mare e del sole. Quindi tornò indietro con un bellissimo panorama che appese alla parete. Ci stava proprio bene. Quella sera Cocco e Lina si stesero sulla loro coperta e guardarono il soffitto. Niente stelle né luna, solo cemento. Cocco fece un laccio con la sua corda e si mise in viaggio. Non starò via lungo, Lina. Con il suo laccio catturò un pezzo di luna e tutto il cielo trapunto di stelle. Di ritorno in prigione, liberò la luna e le stelle nella cella. Cocco e Lina si addormentarono tranquilli sotto un cielo stellato rubato per amore. L'indomani mattina, come al solito, ricevettero la colazione attraverso la fessura della porta. Uffa, disse Lina, ancora pane e acqua! Aspettami qui solo un minuto, disse Cocco. Uscì di nuovo e tornò con un dono appetitoso. Per te, Lina. Ogni notte Cocco usciva e tornava con qualcosa di speciale. Guardate un po' quante cose speciali. Cosa si può desiderare di più? Disse Lina. Puoi dirlo forte, disse Cocco. Ma un giorno accadde una tragedia. Furono rilasciati. Lina Vieni con me, Lina, disse Cocco, e la portò nel negozio di calze all'angolo. I due aspettarono finché il poliziotto non li guardò. Ecco adesso! E così fu che rubarono un paio di calze rosa. Guardate un po' come sono felici. Dove sono tornati, bimbi? La storia è finita, spero vi sia piaciuta. Vi mando un grande, grande abbraccio. Ciao, bimbi.